Lato a distanza di 2 anni il premio nazionale Giuseppe Prisco all'interno della bellissima cornice del teatro Marruccino di Chieti. Proprio il Covid si è portato via alcuni illustri componenti della giuria, tra i quali Sergio Zavoli, Gianni Mura e Mario Corso. Anche per onorare il loro lavoro svolto nel tempo, l'imprenditore coordinatore del premio Marcello Zaccagnini ha voluto proseguire questo percorso, giunto quest'anno alla 28ª edizione. Allora, sono grandi perché porta il nome di Peppino Prisco, che era un amico di mio papà. Peppino Prisco ha fatto la ritirata di Russia insieme con mio padre, per cui c'è un legame molto molto ricco d'affetto. Veramente è sempre una grande emozione. Nonostante tutti gli impegni di lavoro, però ce la metto tutta affinché possa continuare questo premio il più lungo possibile. Un grande appuntamento che torna dopo la pandemia, ne siamo davvero felici, davvero orgogliosi, è un patrimonio questo appuntamento della nostra città, ringraziamo gli organizzatori, ma soprattutto non è soltanto un premio in memoria di una grande persona, di un grande uomo di calcio dagli alti valori, ma è anche un appuntamento in cui veramente fare sintesi attorno alla nostra città. Siamo davvero felici, insieme al nostro sindaco abbiamo chiaramente facilitato in ogni modo la ripresa di questo appuntamento che insomma, ecco, non soltanto caratterizza oggi la nostra città, ma la caratterizzerà anche per gli anni a venire. Premiati Oreste Vigorito, presidente del Benevento, Sinisa Mihailovic, allenatore del Bologna, e Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter. Premio speciale di giornalismo Nando Martellini alla giornalista di Rai Sport Donatella Scarnati. Premio speciale della giuria al commissario tecnico della nazionale italiana Roberto Mancini, che ascoltiamo. Beh, sicuramente l'avvocato Prisco è stato un personaggio molto importante nel calcio italiano per tantissimi anni. Io ho avuto la sfortuna purtroppo di non conoscerlo poi direttamente, lavorarsi direttamente, perché quando sono arrivato io, come hai detto tu, era già scomparso, però credo insomma veramente è un personaggio di un'altra categoria che credo manchi molto comunque al calcio. La giuria infine, accogliendo la proposta dell'Ussi, gruppo abruzzese giornalisti sportivi, ha conferito uno specifico e altrettanto importante riconoscimento al giornalista Enrico Rocchi, premiato con l'opera Games 13 ideata e realizzata dall'artista Esther Crocetta. Sì, perché sono tutti maestri, molti li ho avuti anche ospiti nelle varie trasmissioni del passato e poi abbiamo rivisto il presidente Gravina, il tecnico Mancini, che ci hanno regalato grandi soddisfazioni. Beh, certo, questo è il palcoscenico più prestigioso a livello abruzzese, esserci è davvero motivo di grande soddisfazione.